100 kg diviso la massa di un atomo di idrogeno. Quanto è la massa di un atomo di idrogeno? Un protone. 1,67 per la risposta per 10 alla meno 24. 1,67 si dice 24. Quindi, facendo questa divisione, una persona come sono io ha dentro di sé, supponendo che sia fatto idrogeno, 5 miliardi di miliardi di miliardi di atomi. Quindi questo sistema micidiale che abbiamo detto, così come nelle galassie ci sono miliardi di stelle, dentro una persona ci sono miliardi di atomi. Questo descrive che la natura si riproduce per tanti aspetti in maniera cosiddetta frattale, man mano che cambio lentamente e sostanzialmente l'atomo. Ecco allora che la strada diventa infinita ma allo stesso tempo importante. Come faccio a fare la tesi? Qual è il modello standard? Devo capire due cose. Quali sono le particelle, i mattoni, e quali sono le cose? Chi è che le tiene insieme? Bene, incominciamo dalle cose. Le cose sono le quattro forze fondamentali. Gravitazione, elettromagnetismo, nucleare forte, nucleare debole. Ognuna di queste forze si trasmette tramite dei cosiddetti bosoni, mediatori delle forze. Teniamo a mente che ci serve per dopo, bosoni. Il mediatore della forza gravitazionale è il gravitone, dell'elettromagnetismo è il fotone, quanti luminosi, della nucleare forte, il cosiddetto gluone, da colla, due in inglese, e il nucleare debole, queste tre particelle che sono quelle che ha scoperto Luppia e ha preso per un'opera a tempo, facendo di fatto della cosmologia degli stati primordiali dell'universo. E lo vediamo meglio dopo. Quindi queste sono le forze della colla. Bene, quali sono le particelle? Qual è la caratteristica della materia? Ci sono le quattro interazioni, fotoni, l'elettrodebole, gluoni e gravitoni. Gli ogni signori che producono la materia sono i cosiddetti quarti. Però attenti, Piero Angela ha fatto la traduzione chiamandola quark. Non l'ha chiamata quarks. Perché non l'ha chiamata? Perché quando lui l'ha fatto il nome ce n'era uno. Oggi ne conosciamo già sei. Però voi capite che se conosciamo sei quarti di base, è difficile che sia il mattone fondamentale. Deve essere qualcosa di più piccolo. Quindi i quarti sopra, e sotto ci sono i lettoni, animali strani. A noi ci interessano in particolare i lettoni, che abbiamo detto che sono intorno all'atomo, al nucleo, e i neutrini, che sono questi grillini di cui parleremo dopo. Perché sono grillini? Mentre voi state seduti qui, sentite avete un po' di grillino a mano. C'è qualcuno che ha grillino. Io credo di averlo perché mi ricordo perché hanno la vicenda, non vorrei essere più giornalista. Ma a parte quello, mentre siamo seduti qui, su di ognuno di noi cadono 60 miliardi di neutrini al secondo per centimetro quadrato. Ripeto, 60 miliardi di neutrini al secondo per centimetro quadrato emessi dal Sole, dalle sole a seno nucleare. Voi direte, ma come? Io non sento mica niente. Attenti, il neutrino viene prodotto al centro del Sole, passa tutto il Sole e non ne frega niente. Arriva sulla Terra, passa tutta la Terra e al gran sasso che si può prendere il neutrino se ne acchiappa uno al giorno. Perché il neutrino, mentre la sezione brutto di un protone è la sua area, è 10 alla meno 24 centimetri quadrati. Il neutrino è 10 alla meno 44, 20 ordini di grandezza meno, e quindi è come se una piazza affollatissima arriva un treno che passa senza toccare nessuno. Il neutrino fa il cambio suo, fa tutto. Attenti, è importantissimo perché è un messaggero che viene direttamente dal centro del Sole. E quindi è come uno che può sapere dove va la partita, è un conto se te la racconta un amico da lontano, è un conto se tu sei andato al campo che la vedi direttamente. Il neutrino è da lì, porta l'informazione dal centro. Ed è molto importante, lo vedremo dopo. Bene, ci siamo. Questo è il modello standard. E quindi la materia a grande scala si distribuisce così. Benissimo. Dov'è il punto filosofico fondamentale e metodologico fondamentale? Che noi, che siamo degli animaletti, l'immerso, il giochino, abbiamo la possibilità di studiare infinitamente grande verso l'alto e infinitamente piccolo verso il basso, e noi che siamo così poverini dobbiamo essere straordinari nell'atteggiamento, perché siamo una piccola molecola in un contesto diverso complesso, dove ci sono leggi della natura che devono valere infinitamente grande, infinitamente piccolo, differenziato nel tempo e nello spazio, ma siamo allo stesso tempo ambiziosi a sufficienza per voler cercare di capire. Questo è il punto.
che è l'ambizione della curiosità e della ricerca, è l'ambizione che voi dovete avere, perché il vostro approccio deve essere non ormai sappiamo, abbiamo visto il mondo fa qui parlare, eccetera, ma noi vogliamo andare oltre con la nostra conoscenza, vogliamo fare un passo in avanti, vogliamo sfondare delle conoscenze, vogliamo verificare i modelli, vogliamo verificare le cose e costruire un procedimento che ci consenta di andare oltre nella conoscenza. Questo è il punto fondamentale di vivere rimanendo da tutti, il resto sono chiacchiere. Bene, detto questo, benissimo, veniamo ai tre esempi. Voi resistete ancora un paio di 3-4 ore? Abbiamo tempo, possiamo rilasciare, andiamo a prendere il caffè, no. No. Ci siamo. Allora, questo pezzo che ho fatto è un pezzo lungo, ma è l'introduzione globale per rendersi conto come tutto quello che facciamo va inserito in un contesto. Adesso vedrete con i tre esperimenti di cui parliamo, bosone di Higgs, neutrini e supernove, come vengono costruiti strumenti e esperimenti apposta per fare delle verifiche di questo contesto e per imparare nuove cose. Vediamo il primo, il bosone di Higgs. Allora, primo punto, perché il bosone di Higgs viene chiamato anche particella di Dio? Per uno sbaglio. In che senso lo sbaglio? Allora, questo signore, Leon Lederman, ha scritto un libro nel 93, lui ha preso anche il premio Nobel, quindi non è un coglione qualunque, bene, il quale il titolo era The Godan Particle. Ci siamo? L'editore, che invece aveva un altro scopo, che è quello di vendere il libro e prendere dei soldini, perché nessuno fa della beneficenza in realtà, tutti vogliono guadagnarci qualcosa, ha detto: se io metto in vendita sto libro e lo chiamo The Godan Particle, chi cacchio me lo compra? E astutamente ha tagliato il pezzo e l'ha chiamato The God Particle, che tradotto in italiano è particella di Dio. Ma l'idea fu più geniale, ha venduto un sacco di libri, ha fatto un'operazione strategico-politica birichinissima. Perché? Perché se tu vai dal ministro della ricerca scientifica e gli dici: io vorrei 5 miliardi di euro per far cosa? Faccio un acceleratore, Large Hadron Collider. E cosa cercate? Il bosone di Higgs. Quello vi guarda e dice: ma che cacchio, vai, andale, camminare dritto, è chiaro. Se invece gli dici: cosa cercate? La particella di Dio, sta molto più sveglio, si consulta col cardinale e dice: hai visto mai che vale la pena di provarci? Sto dicendo una cretinata, però attenti, è un punto apparentemente sciocco ma molto rilevante, perché questa macchina è un investimento pazzesco di soldi, è la macchina più complessa mai fatta dall'uomo e ha delle difficoltà mostruose. Dov'è il punto? Che cos'è che si cercava e qual era il problema? Il problema è il seguente: il modello standard che vi ho accennato era meraviglioso, ma aveva un piccolo problema: non era in grado di associare la massa alle particelle. Non è un problema da ridere. Trovava la carica, questo e quell'altro, tante qualità, ma non era in grado di attribuire la massa alle particelle. Questo problema tremendo poteva essere affrontato con la soluzione proposta da questo signore, Peter Higgs, il quale ha detto: attenzione, oltre al campo gravitazionale, al campo elettromagnetico, eccetera, eccetera, aggiungiamo un altro campo che sia in grado di conferire la massa alle particelle. Questo campo, in onore suo, è stato chiamato campo di Higgs, e questa nuova teoria aggiunta prevedeva, attenti, prevedeva l'esistenza di un mediatore della forza, cioè di un bosone chiamato in onore suo bosone di Higgs. Capito niente? Lo ripeto? Compagno là in fondo, con gli occhiali, cioè, stai a sentire un attimo. Stai a sentire che quando sarai grande dirai: un giorno è venuto un cretino che ha raccontato un sacco di boiate, non ho capito niente, però niente. Quindi, bene, scherzo, dai. Non è che pretendo di diventarvi tutti allegri, divertirvi, che bella, bella, però secondo me un po' di curiosità, quella, se vi viene fuori, può essere utile. Vado avanti. Quindi, l'aggiunta del campo di Higgs nel contesto del modello standard consente di mettere dentro la massa, ma, attenti, attenti, crea un problema sulle equazioni, perché alla fine dietro tutte queste cose c'è matematica, fisica, eccetera, eccetera. Come agisce questo campo? Attenzione. Facciamo due esempi, entrambi un po' sbagliati, ma per capirsi. Immaginate che ci sia un signore che arriva con le scarpe tutte lucide, perfette, tirate, meraviglia.
Questo signore cammina, deve andare da qui a là, ma qui in mezzo c'è del fango e della neve, una schifezza di roba in mezzo. Man mano che lui cammina, siccome attraversa questa schifezza, le sue scarpe immacolate e meravigliose si sporcano e un po' di neve, un po' di fango gli rimane sulle scarpe. Quindi l'attraversamento di questo campo di X crea, aggiunge della materia sulla particella che quindi acquisisce qualcosa che prima non aveva. Vagamente chiaro il concetto. Quindi il passaggio alla particella nel campo di X fa questo scherzo. Bene, un altro esempio, sciocchino, è questo. Immaginate di avere la tosse, la mamma compra lo sciroppo è fatto di una bottiglietta con il liquido e una bustina. La madre prende la bustina, la butta dentro, lo sciroppo di colpo aumenta la sua viscosità, si creano dei grumi e quindi una particella che passasse lì dentro si becca dello sciroppo e se incontra un grume si ferma e dice ma che miseria, ancora un pasticcione, eccetera, e cresce via dicendo. Quindi l'interazione fra il campo e quello che c'è della particella gli crea questo oggetto. Vagamente chiaro? Quindi attenti, dov'è il punto? Il modello con questa aggiunta prevede che se il modello è giusto, ragionamento di Galileo, allora deve esistere il bosone di Higgs. Ci siamo? Come è fatto questo oggetto? Ginevra, un anello di 27 chilometri sotto Ginevra, a 100 metri di profondità, bene, costituito in questa maniera. C'è una specie di tubo enorme, magneti, che sono raffreddati con elio liquido dentro, prodotti in Italia in gran parte, quindi ricadute tecnologiche della ricerca scientifica e ricadute industriali, perché questo è il punto importante. E cosa succede? Dentro questo anello di 27 km si fa fare questo gioco. Dei protoni corrono da una parte, nuclei di idrogeno di qua, altri nuclei di idrogeno di qua. Quindi i due accelerati al massimo si devono scontrare dall'altra parte. Attenti, quello che conta è che questo scontro sia altissimamente energetico in maniera tale da spaccare i protoni in miliardi e miliardi di pezzi. Sguardo perplesso. Mio nipote, a cui ho regalato una macchina di quelle teleguidate meravigliose, il primo giorno ha preso un martello, gli ha dato una martellata e l'ha fatta secca, l'avrei strozzato. Perché lui ha fatto un esperimento di fisica, ha detto, sta macchinina che si muove da solo, che caspita c'ha, qual è il motore, come mai si muove? Qui è uguale, prendo questa materia e lo scontro di queste due particelle fa sì che nell'urto l'energia liberata equivale a due treni che si scontrano frontalmente a 1600 km l'ora. Quindi una quantità di energia pazzesca, tutta concentrata nel punto dello scontro. Bene, allora, questa macchina che quindi vuole simulare delle condizioni analoghe a quelle della partenza del Big Bang, o quasi, è uno dei posti più freddi della galassia, perché è tenuto con l'elio liquido a meno 270 gradi, magneti tenuti in condizioni mostruose. Allo stesso tempo è uno dei punti più caldi, perché dove avviene l'urto, l'energia equivalente è tale per cui la temperatura è mille volte, mille miliardi di volte più alta di quella al centro del Sole. Quindi una temperatura mostruosa. Al centro del Sole ci sono 10 milioni di gradi, lì dentro c'è mille miliardi di volte più alta la temperatura. Quindi tutto concentrato in un punto in cui avviene quest'urto. Bene, cosa succede? Che questo posto è anche uno dei posti più vuoti, perché è stato creato un vuoto tremendo, perché è chiaro che se c'è Giovannino che contribuisce, Giovannino dopo disturba, invece devono scontrarsi solo loro due. E in questo caso succede questo, che dentro ci sono dei fasci, si incrociano 40 milioni di volte al secondo e ogni fascio produce 20 collisioni, pochissime. Questo dice quanto devono girare e quanto ci vuole, e avvengono 800 milioni al secondo, tanti sono i protoni lanciati, e ci si aspetta, vedete l'ultima riga, di vedere il bosone di Higgs, cioè la particella di Dio, una volta ogni 10.000 miliardi di collisioni e quindi non più di una volta al giorno. Questo spiega perché un esperimento di questo tipo richiede anni e anni per accumulare il segnale, perché devo trovare veramente altro che l'ago nel pagliaio, devo vedere l'effetto in un mare di altre cose che non c'entrano e capire se quello è il bosone di Higgs o no.
capito niente, lo ripeto. Quindi il gioco è fare andare questi uno contro l'altro, farli scontrare. Nell'urto va tutto in pezzi, è come se la macchinina di mio nipote si scontrasse con un altro e si fracella tutto, e in mezzo a tutto questo mare di cose che vengono fuori, vedere che c'è la traccia di questo bosone di Higgs, che è quello che cerco. Attenti, attenti, dov'è il punto? Se io lo trovo, dico che il modello standard a cui viene unito l'ipotesi di Higgs soddisfa le mie osservazioni e quindi modifico il modello inserendo questo aspetto. Se non lo trovo, non è che butto via tutto, dico semplicemente che questa soluzione non è la strada buona per andare avanti. Quindi il risultato è importante, sia che sia positivo che lo trovo, sia che sia negativo. Ci siamo? Bene, non la faccio lunga, vi faccio vedere i due grafici che mostrano il risultato. Deep. Parla forte, eh? Esatto. Quindi vuol dire che io ne devo mandare moltissimi e in più devo aspettare tempo per accumulare statistica. Perfetto. Aspetta, vedere sta attento come. Io non vedo lui. Attenti, ti faccio un esempio che può confondere l'idea, ma per capirsi. Il bosone di Higgs c'ha un altro difetto, che la sua vita media, quando si forma, è di 10 alla meno 21-22 secondi. Quindi dura praticamente niente. Attento. Qual è il problema? Immaginiamo questa scena. Supponiamo di essere una piazza enorme, milioni di persone, eccetera, appassionati di musica. Se dal microfono, da quello che presenta, dice guardate, là sta arrivando, chi vuoi tu, Bruce Springsteen, o chi ti pare a te, un cantante famoso, Berlusconi, chi vuoi te, va bene? Dico per dire. Per un attimo c'è un movimento di massa che va intorno, che tenta di aggregarsi. Siccome però vive 10 a 91 secondi, quello che presenta immediatamente dice guardate, non è vero, non è vero. Quindi c'è stato un attimo di aggregazione, si è creato qualcosa e si rifà tutta la massa uguale. Quindi il gioco è estremamente complesso e quindi diventa un problema di probabilità, di quantità di segnale positivo rispetto al mare di segnale negativo. Allora, se guardate questo grafico, capite, questi sono dei conteggi, non vi impressionate cosa c'è in asse X e in asse Y. L'asse Y sono dei numeri, quanti eventi sono successi. L'asse X è l'energia. Allora, dov'è il punto? Guardiamo solo il grafico. Se non c'è il bosone di X, se non c'è, i conteggi osservati nell'arco del tempo, degli anni che passano, debbono andare lungo la linea verde. La decaduta continua. Se c'è il bosone di X, allora mi aspetto che vadano lungo la gobbetta rossa e vedete nell'ingrandimento che i dati osservati vanno esattamente lungo la gobbetta che prevede che ci sia il bosone di Higgs. Quindi io non l'ho visto, non viene visto direttamente, ma l'effetto sui conteggi degli eventi è esattamente quello che il modello prevede e due esperimenti paralleli indipendenti, quindi due misuratori totalmente indipendenti con tecnica diversa, fanno in entrambi i casi vedere che i punti osservati si mettono lungo il modello che prevede l'esistenza del bosone di Higgs. È chiaro vagamente? Siete stufi? C'ho ancora 3-4 ore, non di più. No, veramente, andiamo veloci. Ci siamo? Quindi l'esperimento del Large Hadron Collider ha dimostrato, seppure indirettamente, che l'esistenza del bosone di Higgs previsto dalla teoria esiste dove è stato previsto, attenti. È in questo senso che il procedimento galileiano è importante, perché io in qualche maniera ho costruito una macchina che va a verificare una previsione, non lo faccio a posteriori. Ci siamo? Questo è estremamente importante perché, attenti, attenti, ci consente di fare un procedimento complesso che cerco di spiegare in pochi minuti. Quanto abbiamo ancora? Se abbiamo ancora un quarto d'ora? Allora, attenzione. Qual è il problema? Uno si chiede, ma a me cosa me ne frega di sto bosone di X? Per la cosmologia. Attenti, dov'è il punto? Il punto consiste in questo. Voi avete studiato ormai un po' l'elettromagnetismo e voi sapete che, fino a non tantissimi anni fa, c'era la conoscenza delle cariche elettriche,
e dall'altra parte la conoscenza delle cariche magnetiche. Ma mentre le cariche elettriche possono essere singole, un protone, un elettrone da solo, non esiste una carica singola magnetica, perché se io prendo una calamita e la spacco, torna positiva o negativa. Quindi il campo elettrico e il campo magnetico sono apparentemente due oggetti distinti, e tuttavia noi siamo stati in grado, con l'equazione di Maxwell, con la trattazione dell'elettromagnetismo, di unificarli in un'unica forza. Ci siamo? Bene. Allora, oggi come oggi, siamo del parere che ci siano quattro forze fondamentali. La domanda è, ma se io vado indietro nel tempo, le forze sono ancora quattro, o man mano che io ritorno indietro in questo universo posso avere una unificazione delle forze verso un qualcosa di fondamentale di partenza? Voi sapete, il buon Hawking, quello che sta nella sedia a rotella messo male, dice: siamo alla ricerca dell'equazione di Dio, che può sembrare molto ambiziosa, ma è un tentativo di vedere come la natura sia descrivibile man mano che vado indietro nel tempo in maniera sempre più unificata. C'è una grande unificazione. Bene, qual è il problema? Se noi facciamo questa strada, ci si aspetta che man mano che io vado indietro nel tempo, verso l'inizio dell'universo, le forze fossero via via più unificate, e che quindi man mano che aumento l'energia, cioè vado in un universo più giovane, l'universo sia strutturato con delle relazioni più facili. Faccio vedere una cosa difficile, ma allo stesso tempo per capirsi. In questo grafico ci sono le quattro forze. Gravità, vedete, noi siamo oggi qui, 5 per 10 alla 17 sono 12-13 miliardi di anni. La temperatura di fondo dell'universo è meno 270 gradi, il residuo dell'espansione, e in questo grafico, man mano che andiamo indietro nel tempo. Seguite un attimo. Andando indietro nel tempo, l'universo abbiamo detto che è più piccolo e più caldo. Vedete, il tempo va indietro, andiamo verso l'inizio di partenza, e le temperature aumentano, 3 gradi Kelvin, 10 alla 13, eccetera, sempre più alta. Ci siamo? C'è qualcuno che riesce a seguire? Siete strastufi? Lo ripeto, è il grafico come quello di prima, però in questo caso lo vediamo in questa maniera. Il tempo, siamo qui, man mano che andiamo indietro è più caldo, più piccolo. Bene. Quello che il modello prevede è che se io vado abbastanza indietro, in particolare a 10 alla meno 12 secondi dal via, cioè un millesimo di miliardesimo di secondo dopo il pronti via, quindi nella fase veramente iniziale dell'universo, appena appena nato, la forza nucleare debole, lì è scritto weak nuclear force, e la forza elettromagnetica fossero congiunti in quella che viene chiamata oggi la forza elettrodebole, cioè elettromagnetica più nucleare debole. Bene, la scoperta del bosone di Higgs conferma che in quella fase dell'universo, cioè dopo un cento miliardesimo di secondo, veramente ha agito questa unificazione e veramente si è formato il bosone di Higgs. E quindi in quel momento l'universo che si stava espandendo ha strutturato le particelle conferendo a loro la massa. Voi direte, mamma mia, a me non me ne frega proprio niente, che caspita, era lì appena partito. Attenti, perché è molto importante? È molto importante perché, e attenzione, stai fermo lì, fermo, lo vediamo dopo, aspetta, è molto importante perché, c'è un altro aspetto, qual è il problema? Noi abbiamo visto prima che noi in questo modello universo abbiamo una conoscenza di oggi. Ma, come ho detto per le persone, se vogliamo capire bene, è importante conoscere anche quando era giovanissimo. Quindi il fatto di aver messo un punto nella fase veramente iniziale, dopo 10 alla meno 12 secondi, ci consente, come in un quadro, invece che tenerlo con un chiodo solo, tenerlo di qua e di là. Quindi il modello è molto confermato e molto rafforzato da questo. Ci siamo? Quindi, per farla breve, l'esperimento fatto con il Large Hadron Collider non è altro che aver applicato la cosmologia dei primi istanti di vita dell'universo e, studiandolo infinitamente piccolo,
avere unito lo studio infinitamente piccolo con lo studio infinitamente grande. E quindi il modello complessivo che abbiamo costruito sta in piedi perché ci sono più punti di appoggio, ci sono più verifiche. Ci siamo? A questo punto, se avete ancora un po' di pazienza, facciamo un altro esempio, non abbiamo tempo di farne tantissimi, che è quello legato ai neutrini. Perché dico che è interessante vederlo? Perché voi avete capito che in questo caso, spero avete capito, che l'esperimento complessivo è andato in questo modo. Ho fatto delle osservazioni, costruisco il modello fa una previsione, costruisco lo strumento, faccio una verifica e va bene. Quindi uno potrebbe dire è stato un successo, perché ho trovato quello che cercavo. Ci sono altri esperimenti, e quello del neutrino è un caso particolare, in cui con lo stesso ragionamento sono state fatte delle prove per fare delle verifiche. E l'esperimento dei neutrini, anticipiamo, voi l'avete letto sui giornali, ha portato a questo, che il risultato apparentemente ottenuto, attenti, invece di dare un risultato che confermava la teoria, aveva dato un risultato assolutamente contrario. Perché mentre noi sappiamo che nelle nostre teorie moderne la velocità della luce è la massima velocità, era venuto fuori per un certo periodo che i neutrini andassero più forte. È chiaro che se i neutrini fossero andati più veloci della luce sarebbe stato un grande problema, perché la teoria della relatività generale, la teoria di Einstein in generale, non prevedeva questo risultato. E quindi in questo senso l'esperimento dei neutrini è stato molto importante. E dov'è il punto? È stato importantissimo sia prima perché sembrava che i neutrini andassero più veloci, sia durante perché ha posto dei problemi e sono state fatte tante verifiche, sia dopo perché dimostrando che non era vero si è confermata la teoria preesistente. Di pure, no? Dite, ho visto qualche commento. Pronti? Potete fare domande in qualunque momento, eh? No. Vediamo l'esperimento del neutrino. Allora, esperimento dei neutrini. Tanto per cominciare, chi sono questi neutrini? Questi neutrini sono prodotti in tanti modi, ma il modo più significativo è nelle stelle, nella reazione nucleare fondamentale, il bruciamento di quattro nuclei di idrogeno e quattro protoni, che trasformati in un nucleo di elio danno una piccola differenza di massa che si trasforma in energia. Ancora 10 minuti. 10 minuti solo e poi finiamo. Ripeto, nel caso del Sole, come funziona il Sole? Il Sole funziona in questa maniera. Quattro nuclei di idrogeno si fondono con la fusione nucleare, bene, e il risultato, che è un nucleo di elio, pesa appena un pelo meno dei quattro protoni da soli, e quel delta M moltiplicato per C quadro dà l'energia nucleare. Che proprio per questo, se io prendo un grammo di idrogeno e lo brucio, ottengo una certa energia. Se faccio la reazione nucleare è 1 milione di volte più efficiente. Cioè lo spacchettamento energetico delle particelle dà un'energia che è 1 milione di volte più alta. Questo è il punto nodale. Quindi l'energia nucleare è molto più efficiente e più efficace della chimica perché va a intaccare direttamente le particelle. Bene. In questo processo si formano queste particelle che abbiamo detto così rapide e così particolari, che attraversano praticamente il Sole e anche la Terra senza interagire con niente. Uno dice, a me cosa mi interessa? Cosa faccio? Bene, questo è l'esempio che abbiamo detto, così lo capiamo bene. Quindi la particella 1, un protone, si unisce con l'altra, la somma delle due è maggiore del risultato. La differenza dall'energia nucleare. Questa è la reazione nucleare fondamentale. È quello che avviene nel Sole ed è alla base delle reazioni nucleari. Bene, bene. Qual è il problema? Il problema è che quando faccio queste reazioni, allora, si è inchiodato. Quando faccio queste reazioni, qual è il problema che ho di fronte? Che debbo unire due particelle che sono tutte e due positive. E quindi queste particelle è come se si dovessero arrampicare lungo una cosa di un vulcano, fanno sempre più fatica.
L'unico modo per afferire la reazione qual è? È che da un certo punto in avanti, se le porto abbastanza vicine, le due particelle si sposano e la reazione nucleare avviene. Quindi, per capirci, è il contrario dei promessi sposi, no? I due si volevano sposare, e invece non lo vedono. Invece qui uguale, loro non si vorrebbero sposare, il babbo come fa? Non so come fargli, sbatte la testa uno contro l'altro, dai, convincetevi, con un po' di sana violenza si convincono. Quindi, dove c'è un'alta temperatura ad alta densità, avviene questo matrimonio. Bene, in questo gioco, saltiamo questo, quattro nuclei di idrogeno si trasformano in elio, più neutrini, più energia. Allora, questi neutrini sono degli animali strani e che cosa fanno? Attraversano tutta la materia. Io però, se li voglio studiare, ho due modi. Sentite rapidamente, due modi. Uno, acchiappare i neutrini che manda il Sole. Ma è un gioco abbastanza complicato. E quello che si fa, si cerca di prenderli andando nel laboratorio del Gran Sasso, dove, attenzione, il Gran Sasso scherma rispetto a qualunque altro oggetto che arriva e solo i neutrini passano la montagna e io dentro questo enorme vascone più grande di questo cerco di interagire e di acchiapparne qualcuno e contarli. Questa è una strada, quindi cerco di prendere i neutrini che mi manda lo spazio, bene, le stelle, eccetera. L'altra strada, che è quella seguita in questo esperimento, è molto particolare. Attenzione, questi sono i laboratori del Gran Sasso e quello che si fa è questo. Resistete, quasi finito. Attenzione. Da Ginevra, viene spedito un fascio di neutrini verso il Gran Sasso. Ci siamo. Quindi da Ginevra c'è un acceleratore che spara dei neutrini verso il Gran Sasso. Attenti, mentre noi siamo qui, il fascio di neutrini passa sotto Bologna a 11 km di profondità e va a finire al Gran Sasso, il famoso tunnel della Gelmini. Non c'è il tunnel della Gelmini. Perché non c'è? Perché questi neutrini non gliene frega niente della Terra, la passano tranquillamente. Quindi vengono mandati miliardi di neutrini che sono sparati, attenti, da Ginevra verso il Gran Sasso. E il problema è prenderli al Gran Sasso. Ci siamo, resistete ultimi minuti. Allora, qual è il punto? Il punto è che siccome io li mando da Ginevra e so quanti ne mando e chi mando, sono al Gran Sasso, li prendo, se riesco a calcolare esattamente, attenti, la distanza fra Ginevra che emette e il Gran Sasso che riceve, ci siamo, se calcolo esattamente la distanza, lo spazio che c'è fra Ginevra dove vengono lanciati e il Gran Sasso che riceve, e conosco altrettanto esattamente il tempo, quanto tempo ci mette, mi posso calcolare la velocità. Lo ripeto, ultimi tre minuti. Allora, a Ginevra lancio, ci siamo? Partono. A Gran Sasso li prendo. Se so esattamente qual è la distanza e qual è l'intervallo di tempo, mi calcolo la velocità. Ma note esattamente la distanza, posso anche calcolare quanto ci metterebbe la luce, senza mandare il fascio luminoso. Io mi calcolo esattamente, data la distanza, nota la velocità della luce, quanto tempo ci mette. Bene, l'esperimento è consistito in questo. Vengono lanciati miliardi e miliardi di neutrini, al Gran Sasso vengono presi e si è calcolato il tempo. Nelle prime misure, è sembrato che la velocità dei neutrini fosse più alta di quella della luce. Cioè sembrava, in altre parole, che i neutrini arrivassero sul Gran Sasso prima di quanto sarebbe arrivato un fascio di luce. Per darvi un'idea, la distanza fra il Ginevra e il Gran Sasso è circa 730 km, quindi molto grande, e apparentemente, come il nuotatore che tocca con la manina quando arriva, quando la luce avrebbe toccato, ok, il neutrino era già arrivato, perché è andato più forte, e la distanza, la differenza di distanza, era 18 metri. Quindi su 730 km, apparentemente, quando il neutrino toccava, sono arrivato, la luce era 18 metri dietro. E quindi la velocità del neutrino sarebbe stata maggiore di quella della luce. Chiaro?
Dov'è il problema? Che noi non sappiamo con esattezza quando partono i neutrini e quando arrivano, perché non abbiamo un'emissione istantanea. C'è un intervallo, per quanto io sia veloce, non partono tutti esattamente uguali. È come noi in una corsa di biciclette. Il tizio dà pronti via, partono, ma quando parte il primo, quegli altri sono ancora un po' più indietro. Siccome io non so esattamente chi è che arriva, perché poi al traguardo si mescolano, magari uno che era in fondo al gruppo è arrivato primo. Quindi il fatto che io non conosco esattamente l'ampiezza del fascio di partenza, non conosco esattamente chi arriva e ho delle incertezze nei cronometri, negli orologi, fa sì che l'errore di misura, vero, è maggiore di questi 18 metri di differenza. E quindi la mia imprecisione è più alta dell'effetto che voglio misurare. Allora, la revisione di queste misure ha fatto sì che si è dimostrato che in realtà il risultato non è significativo con i neutrini più veloci della luce, ma al contrario, dati gli errori di misura e le incertezze, è compatibile col fatto che i neutrini non vadano più forte della luce. E quindi tutto questo gran discorso per dire che l'esperimento dei neutrini, che è impostato metodologicamente esattamente come quello dell'LHC, come logica, cioè io ho una teoria, verifico, faccio le osservazioni, eccetera, in questo caso ha dato un risultato apparentemente che violava la teoria, ma poi si è verificato che al contrario la conferma. Quindi l'esperimento sia di un tipo che dell'altro è comunque significativo nel contesto di confermare questo genere di esperimenti e di misure. Non so se il discorso è stato chiaro, mi rendo conto molto difficile, però è molto importante cogliere questo aspetto, e poi veramente finisco, poi ci sono altre cose, le supernove le facciamo un'altra volta, se no ci vuole troppo tempo. Volete fare adesso anche supernove? Adesso prendiamo un attimo di pausa mentale, attenzione. Allora, cerchiamo di, per essere utile il discorso deve essere un po' masticato. Allora, quali sono i passaggi logici importanti che abbiamo fatto? I passaggi logici, anche con quelli che sono stanchi, sono questi. Allora, ripeto, noi abbiamo un metodo, c'è una procedura che è quello che viene usata nella ricerca scientifica, che si rifà storicamente a Galileo, metodo galileiano sperimentale, che si basa, ripeto, su questo concetto di fondo. Osservare, costruire un modello interpretativo, fare delle previsioni, costruire uno strumento che verifica e verificare cosa viene fuori. Dopodiché studio da una parte l'infinitamente grande, con i grandi telescopi, con lo Space Telescope, con i grandi radiotelescopi, mi faccio una descrizione della natura a grande scala. Ok? Dall'altra parte, attenti, con altre tecniche completamente diverse, studio la materia microscopica, infinitesima. Apparentemente sono due strade distinte. In realtà, attenti, se voglio costruire un modello interpretativo globale, devo unire i due aspetti, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Questo perché? Perché abbiamo detto, con l'esempio del Sole e via dicendo, che guardando lontano guardo indietro nel tempo e quindi mi spingo verso una descrizione universo primordiale che è progressivamente sempre più destrutturata. Non ci sono le galassie, non ci sono le stelle, non ci sono le molecole, non ci sono gli atomi, non ci sono le particelle elementari, ma c'è, andiamo verso il mattoncino fondamentale o addirittura ancora prima verso un universo di pura energia. Ci siamo? Questo procedimento, nel momento in cui lo faccio al contrario, verso di noi, porta a un universo che progressivamente si dilata, aumenta, si raffredda, attenzione, e progressivamente si struttura in oggetti più complessi, ivi compreso la materia. Attenti, un discorso difficile ma importante. Questo processo evolutivo passa attraverso delle cose che sono chiamate transizioni di fase e rotture di simmetria. Dice, non capisco niente. Attenzione, tutti hanno visto, sanno che cos'è l'acqua. Bene, se io prendo l'acqua e la raffreddo, quindi la faccio evolvere nel senso di calare la sua temperatura, diventa ghiaccio. Il passaggio da acqua a ghiaccio è una transizione di fase da liquido a solido. Ci siamo?
E quindi la struttura dell'acqua e la simmetria dell'acqua cambia in questa transizione di fase. Se io voglio tornare indietro, attenti, devo fornire energia, cioè devo scaldarla, che è esattamente il processo di tornare indietro nell'universo. Vado in un universo che è più caldo. Lo stesso se prendo un pezzo di ferro e lo metto in un campo elettromagnetico, si magnetizza, cioè vuol dire che gli atomi, gli spin degli elettroni, si orientano in una certa maniera. Quindi altero la simmetria. Se tolgo il campo, ritorno indietro. Bene. Allora, in questo universo stravagante di cui stiamo parlando, l'evoluzione dal caldo verso via via più freddo, più dilatato, eccetera, avviene per transizione di fase. Cioè anche questo universo cambia. Ci siamo vagamente? E man mano che questo succede, si alterano le simmetrie e le condizioni della materia nell'universo cambiano progressivamente. Uno dice, non sto capendo niente. Attenzione, se noi veniamo dal caldo e andiamo via più freddo, da un certo punto in avanti si crea qualcosa che equivale a questa transizione di fase e per esempio si può produrre una asimmetria, la faccio brevissimo un esempio, fra materia e antimateria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io parto da una condizione di assoluta simmetria, facciamo per capirci, l'equivalente di un pendolo, mettiamo un pendolo di legno, attenzione, se io lo tengo così e sta in equilibrio, instabile, se lo tocco il pendolo cade di qua o di là, ma non tornerà mai su esattamente, cioè l'equilibrio instabile è diventato irreversibile, quindi si è rotta una simmetria che ha fatto sì che in qualche maniera o è andato di qua o è andato di là. Bene, allora, in questa evoluzione dell'universo può succedere la stessa cosa, e faccio un esempio stupido per capirsi. Attenzione, l'ho fatto anche ieri sera ma lo rifaccio, tanto voi non ce l'avete. Allora, supponete di essere tutti invitati a mangiare dalla regina Elisabetta d'Inghilterra e che siamo invitati, anche per quelli che hanno fame, in un posto brumoso dell'Inghilterra con un tavolo di diametro chilometri e chilometri, un tavolo enorme. C'è una nebbia tremenda, una giornata spaventosa, un gran freddo. Noi siamo invitati, tutti elegantini, ci sediamo al tavolo. Abbiamo tutti un antipasto a destra e uno a sinistra. Ci siamo? C'è questo tavolo enorme, uno si siede e dice qual è il mio antipasto, questo qui o questo qua? Boh, non lo so. Dice aspetto, vediamo cosa mangia la regina. La regina è antipaticissima, si mette in mezzo e non mangia l'antipasto. Quindi uno dice, sto lì. Dopo un po' viene un freddo cane, io dico, sentite ragazzi, a me non me ne frega niente, io mangio l'antipasto di destra. Ci siamo? Appena io mangio a destra, tutti mangiano anche loro a destra. Dall'altra parte del tavolo, a chilometri di distanza, c'è un altro che si è stufato anche lui perché era freddo, dice, sentite amici cari, io mangio e mangio a sinistra. Come sempre succede al mondo, c'è uno svelto e un coglione, detto in due parole. Lo svelto ne mangia due, uno di qua e uno di là. Il coglioncino è stato un attimo distratto, dice, niente, glielo mangiano su due le parti, lui rimane senza mangiare. Dice, beh, adesso la regina è gentile, me lo ridà. Niente, la regina è stronzetta, non lo dà. E quindi non dà niente. Cosa è successo? Che uno ne ha mangiati due e uno non ha mangiato niente. Quindi da una parte, per una fluttuazione casuale della realtà di un modello instabile, uno non ha mangiato antimateria e uno ha mangiati due materia. Allora, questo esempio cretino è per farvi vedere come la rottura delle simmetrie in certe condizioni irreversibili fa evolvere la natura in una maniera molto strana e apparentemente inspiegabile e asimmetrica. Uno dice, a me non me ne frega assolutamente niente. Attenzione, se questo processo funziona nella realtà come forse ha funzionato, attenti, allora sono costretto a farmi un'altra domanda. Siamo sicuri che il nostro universo sia l'unico universo in cui è successa questa rottura di simmetria in questa maniera? Non potrebbe esserci un altro universo dove la rottura è andata in maniera opposta e ha prevalso l'antimateria rispetto alla materia? Quindi, in altre parole, non potrebbe essere che noi siamo semplicemente uno dei tanti universi in cui il Big Bang è evoluto in questa maniera, ma abbiamo miliardi di altri universi paralleli in cui le condizioni sono evolute in maniera diversa
e in cui quindi, di conseguenza, le leggi della natura sono andate in maniera diversa e il contatto fra i vari universi è incompatibile, perché appena la materia tocca l'antimateria si annichila. Un elettrone che tocca un positrone torna a fare energia. Questo aspetto ci costringe a pensare la possibilità dell'esistenza di molti universi con evoluzioni molto differenti l'una dall'altra, e soprattutto ci porta a chiederci qual è l'evoluzione del nostro universo in questo contesto così complesso. E accenniamo alle supernove e poi finiamo. Allora, il nostro universo, che potrebbe essere uno dei tanti, poi vedremo cosa vuol dire in termini filosofici, perché vorrebbe dire che noi siamo un universo particolare. C'è chi pensa che noi siamo in questo proprio perché le condizioni ci consentono di studiarlo, riporterebbe l'uomo al centro, modello, no, con l'antropologico, eccetera, ma lasciamola per un attimo. Quindi il nostro universo si sta espandendo. La domanda che segue a questo punto è: ma il nostro universo si espanderà per sempre o no? Posso capirlo? Allora, qual è la risposta? La risposta è al momento molto complicata e molto incerta, anche se in virtù del risultato di questo oggetto e le supernove, di cui non abbiamo tempo di parlare in dettaglio, sembra che l'universo non solo si sta espandendo, ma che lievemente acceleri l'espansione. Se questo fosse, l'universo tenderebbe a espandersi sempre più senza fine. Però attenti, se io adesso discuto le possibilità, l'universo ha tre possibilità. La prima, la materia che c'è non è abbastanza per frenare l'espansione e l'espansione non si invertirà mai, perché non c'è abbastanza materia per richiamare indietro l'espansione. Quindi universo che si espande per sempre. Seconda, se c'è abbastanza materia e abbastanza energia, l'universo potrebbe essere abbastanza vicino alla densità critica e l'espansione potrebbe rallentare e da un certo punto ricompattare su se stesso. Quindi un universo ciclico che si espande, si ricompatta, si riespande, potremmo essere al 20° giro. Terza possibilità, se l'universo ha esattamente la massa critica, per cui non si espanderà per sempre e non si comprime di nuovo, potremmo essere esattamente a livello critico, indeciso fra di qua e là. Bene, se guardiamo le evidenze osservative, prendiamo una moneta e la buttiamo per aria dicendo: se viene testa si ricomprimerà per sempre, cioè si espanderà per sempre. Se viene croce ricollassa, buttiamo avanti in alto la moneta cade perpendicolare, né testa né croce. Uno dice: porco Giuda, ma è una schifezza, come mai? Butto su la moneta, viene così. Attenti, la moneta perpendicolare va, fra virgolette, in accordo con un aspetto curioso, ed è l'ultima, stavolta giuro, è l'ultima cosa che diciamo, veramente. Quant'è la somma degli angoli di un triangolo? Esattamente 180, perché se la metto su, su una sfera o su una sella, fa di più o fa di meno. Quindi il caso della geometria euclidea piano parallela, in cui la somma fra 180, è esattamente l'elemento di separazione fra un universo che potrebbe ricompattarsi e un iperbolico. Quindi vuol dire che la geometria dell'universo, quindi la geometria e non l'universo, ma la geometria che descrive lo spazio-tempo dell'universo, è di tipo piatto euclideo. Questo ci dice che evidentemente siamo in un caso molto particolare. È facile questo da spiegare? Non è facile per niente. È un problema molto complicato, e finisco, che si può risolvere sostanzialmente con osservazioni che in qualche maniera cerchino di capire se e quanto siamo vicini a questa densità critica. Queste osservazioni hanno portato a modificare il modello del Big Bang con il modello cosiddetto dell'universo inflazionario, universo particolare, e è possibile fare osservazioni che cercano di confermare queste cose, e sono state fatte con dei satelliti, in particolare il satellite Planck, a cui contribuisce anche l'Italia, che in questi ultimi tempi ha fatto risultati di questo genere. Quindi, in qualche maniera,
siamo in una condizione di grande incertezza, ma di nuovo, ultimo esempio, è stato fatto un modello, una teoria, modello del Big Bang con l'aggiunta del modello inflazionario e esperimento con satellite per verificare se le cose sono in quella maniera o non sono in quella maniera. Quindi, morale della favola, riassunto finalissimo, in pratica varie teorie molto complicate che coinvolgono esperimenti su grande scala, su piccolissima scala, con tecniche completamente diverse, sfruttando le particelle elementari, i neutrini, i grandi telescopi, le galassie e via dicendo, tutte portano verso un procedimento che è sempre più complicato, ma è allo stesso tempo sempre più incisivo per riuscire a capire se i nostri modelli sono giusti o non giusti. E quindi anche quella che sarà la vostra attività in futuro può essere inserita in questo contesto. Faccio un esempio: se uno di voi è interessato a fare ingegneria e gli piace la tecnologia della criogenia, perché qui abbiamo visto che si lavora a 270 gradi sotto zero, uno si va a inserire con il proprio contributo in quell'aspetto e dà un contributo alla ricerca generale. Qualcun altro è strabravo con i computer, si mette a lavorare sull'analisi dei dati. Qualcun altro è fortissimo in matematica astratta e teorica, lavora sulle teorie e via dicendo. Cioè, in altre parole, c'è una situazione complessiva all'interno della quale ognuno di noi può trovare uno spazio per mandare avanti la propria curiosità e la propria voglia di capire. Secondo me questo è il punto più importante che dovrebbe rimanervi in testa da questa chiacchierata di oggi. Grazie, basta. Allora, mi rendo conto che vi ho un po' stravolti, però se qualcuno ha qualche domanda di qualunque genere, proviamo. C'è qualcuno? Non vi voglio forzare, cioè fate quello che volete. Insomma. Cioè, è chiaro che voi adesso vi trovate... Ah, prego, chiedi... Sì. Allora, i neutrini non li lanciano con un sasso. Ci sono degli acceleratori che accelerano le particelle e devi fare dei fascetti molto collimati. È un po' come la differenza che c'è fra un faro normale e il laser. Il laser è un faretto coerente, quindi vengono concentrati in una certa maniera. Dopodiché tu spari questo oggetto che ovviamente si allarga strada facendo, no? Però la distanza è ancora sufficiente perché una frazione significativa arrivi. Quindi arriva il fascetto collimato, tu sai quante ne partono, perché li mandi tu, sai che le loro proprietà, e a quel punto vai a vedere quando arrivano, c'è uno strumento analogo. È una cosa tecnologicamente molto complessa, però diciamo, in linea di principio è un esempio facile, è come se tu lanciassi un faretto laser che lo spedisce. Questa è la tecnologia. In realtà è molto complicato, perché ovviamente devi tener conto di tutta una serie di fenomeni complessi, perché nel frattempo la Terra gira, succede un casino, insomma la Terra non si deve... Vi faccio vedere una cosa, già che ci siamo su questo aspetto, che è divertente per certi... Vediamo. Questo è l'esempio per fare il giochino, no? Per capirsi. Questo sarebbe il tunnel della Gelmini, per capirsi, no? Va bene. Ma guardate questa figura. Questi sono i dati, al di là di come è fatto il grafico. Vedete quel pezzo con la striscia rossa? Lì è il terremoto dell'Aquila. Quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, la distanza fra Ginevra e Gran Sasso è variata di 7 centimetri. E questo fenomeno, questo esperimento te lo fa vedere immediatamente, perché in realtà l'effetto del terremoto ha spostato di 7 centimetri la posizione relativa dell'emettitore dei neutrini e del ricevitore dei neutrini. Questo per darvi un'idea come uno, in realtà, da un esperimento apparentemente che non c'entra niente, ricava un dato che invece è importante dal punto di vista della tettonica di quello che vi pare. Però vi dice anche la difficoltà di questo esperimento, perché se un terremoto mi cambia la distanza, è chiaro che 7 centimetri sono trascurabili rispetto ai 18 metri potenziali di differenza, però ti dice che l'effetto è complesso, così come è molto complicato la misura del tempo, fatto con i satelliti stazionari, i GPS, i quali naturalmente hanno una serie di problemi non banali, perché quando fai le misure così precise devi tener conto di tutti gli effetti, relatività generale e via dicendo. Però è un esempio di come vanno le cose. Tornando a noi, mentre vi aspettate le misure, qualcuno prima mi chiedeva, noi dobbiamo scegliere l'università, cosa facciamo? È una domanda ovviamente difficilissima. Ognuno di voi farà una scelta diversa e farà quello che gli pare.
uno mi ha chiesto, ma tu cosa faresti? Io dico questo, pensiamo a questo fatto. Oggi come oggi trovare un lavoro è difficilissimo, non lo devo spiegare a voi. Bene. Precari dappertutto, nel mondo della ricerca c'è una situazione drammatica. Tagli di posti, cioè turnover zero. Io vado in pensione il 1° di ottobre 2013, il mio posto è perduto. Bene, io sono diventato direttore a Bologna il 1° gennaio 2002, e avevo 67 dipendenti, 28 precari in aggiunta, 1.300.000 euro di soldi da spendere per la ricerca, a parte gli stipendi. Il giorno in cui ho smesso, dopo 10 anni, eravamo 55, caleremo di altri 3, i precari da 28 sono scesi a 15 perché gli altri li abbiamo segati e cacciati via perché non c'era modo di rinnovare il contratto, e i fondi a disposizione sono 360.000 euro. Questo vi dà un'idea di come vanno le cose, dei tagli. Quindi è chiaro che le prospettive sono disastrose, oggi come oggi il turnover è bloccato, quindi nelle università, negli enti di ricerca è difficilissimo entrare. Quindi uno se guarda, però è difficile dappertutto, perché le aziende chiudono, le qua di là, il mondo è complicato. Quello però che deve rimanere, secondo me, se mi posso permettere, è la voglia e la curiosità e la voglia di arrivare che ognuno di noi deve avere, l'aspirazione. Cioè voi dovete provare a fare quello che vi piacerebbe fare. È un discorso pericoloso e difficile, che è chiaro richiede che i genitori possano mantenerli qua di là, l'università che qui, ci sono milioni di problemi. Però è molto importante che uno provi, perché se non ci prova a 20 anni, non ci prova a 70, ci deve provare a 20 anni. E quindi la scelta deve essere guidata a provare a fare quello che vi sembra che vi interessi molto, b chiedersi per che cosa sono più portato, lo dicevo prima con un ragazzo che mi chiedeva, se uno è portato per l'aspetto teorico, prenderà una certa strada. Se uno è più interessato all'informatica, se uno è più interessato all'elettronica, se uno è più interessato agli esperimenti e via dicendo, se uno è interessato per giocare a pallone, provi a fare il campione di calcio. Va bene. Oppure una che si ritiene bella e brava, vada a fare la velina se ci riesce. Cioè voglio dire, è un discorso cretino, ma è molto importante provare a fare quello che si vuole fare. Terzo punto, una volta che uno ha capito questo, dov'è il posto e dove sono le condizioni migliori per farlo? Qualcuno mi chiedeva, conviene fare fisica a Bologna, a Padova, a Ferrara, a Pisa o in America? È una domanda difficile. Perché è una domanda difficile? Perché in realtà, come sempre, contano i posti, ma conta anche l'interazione col mondo vero, con le persone. Se uno fa la tesi a Bologna e si mette a farla con uno svelto che apre delle prospettive, eccetera, ha più probabilità che se è andato a Yale, dove magari al contrario invece uno qui trova... Cioè ci vuole poi una capacità di cogliere le cose e anche della fortuna, e quindi bisogna utilizzare... Per esempio io mi hanno chiesto, è meglio far fisica o astronomia? Per far l'astronomo io ho fatto fisica, non astronomia. Perché fisica apre di più, secondo me. Uno può fare fisica della materia, particelle elementari, astrofisica, fisica medica, biofisica, eccetera. Dopo i primi 3 anni, bene, uno si rende conto di come sono le cose, conosce di più e prova a fare delle scelte. Tenete presente che per entrare nel mondo della ricerca ci vuole 3 anni di università, la triennale, la magistrale altri 2 anni, il dottorato che sono altri 3 anni, in cui bene o male si prende un po' di soldi, 1 migliaio di euro. Detto questo, non è sufficiente, perché con tanti dottorandi che ci sono in giro, che hanno dottorato, se ne piazzano pochissimi. Tanto per essere concreti, in astronomia su 100 iscritti, metà, non metà 50, 0,5 fa l'astronomo di professione. Cioè la probabilità è 1 a 200, che non è granché, in Italia. Però io ho avuto centinaia di studenti, una frazione, 40-50 dei miei, fanno gli astronomi in Italia, in Cile, in America, in Germania, in Corea, dove vanno? Insomma, perché tutto sommato la scuola italiana, che se ne dica, negli elementi di punta è ancora forte. Non è vero che fa tutto schifo. C'è della gente, cioè su 100 ragazzi, 5, 6, 10 bravi ci sono e come. E quelli sono bravi, vanno in America e li prendono. Se fossimo tutti deficienti non li prenderebbero. Come mai gli italiani vanno dappertutto? Perché quelli che ci danno da fare, che ci provano, sono bravi. Non è vero che tutto fa schifo. È chiaro che il mondo è complicato.
Quindi questo gran discorso, che probabilmente non è quello che vi aspettate, ve lo faranno adesso se andate a sentire l'Alma Mater, eccetera, secondo me deve avere questa strategia che però si basa sul fatto che voi cercate di fare quello che vi piacerebbe fare. Secondo me questo è importante. Non credo che sia utile, però questo è il mio parere. Se siete stufi possiamo anche andare via, se no domande io sono... Non ho capito. Le supernove, vuoi sentire... Ragazzi cari, io non vi voglio cuocere il rosto, capito? Io posso parlare delle supernove, sto qui un'altra settimana, però voglio dire, stiamo attenti. Io ve lo racconto rapidamente il gioco delle supernove. Se resistete in tre lucidi, ve lo dico su. Qual è il problema delle supernove? Intanto, cosa cacchio sono queste supernove? Allora, vediamolo rapidamente. Allora, quello che si parte da questa figurina. Cosa sono le stelle? Rapidissimo. Le stelle sono come le macchine, così la facciamo al volo. Cosa vuol dire che le stelle sono come le macchine? Allora, sono queste. Che cos'è la stella? Una stella è una palla di gas, detto in due parole, che si autoregola gravitazionalmente. E siccome una palla di gas, dove c'è la densità più alta al centro, la temperatura è più alta. Quindi la stella è una centrale nucleare che non esplode. Ok? Cosa succede? Se la massa di gas che ho è piccola, la stella, per quanto si comprime, non raggiungerà mai una temperatura abbastanza alta per innescare le reazioni nucleari. Quindi la Terra non è mai stata stella, ma neanche Giove, poverino, per quanto gassoso di idrogeno e elio, non è abbastanza massiccio, non è mai riuscito a innescare le reazioni nucleari. Ok? Quindi è una stella non nata. Se la massa supera un certo livello, che è circa un decimo della massa solare, allora la temperatura al centro va oltre i 2-3 milioni di gradi, 7 milioni di gradi, e a quel punto si innesca il ciclo che abbiamo visto, la reazione nucleare, che non è altro che la fusione di particelle che, mettendosi insieme, danno un piccolo delta M, una piccola quantità di massa, che viene trasformata in energia. Questa è la reazione nucleare fondamentale, la fusione. Okay? Cosa succede? Che più la massa è grande della stella e più nel corso della sua vita potrà innalzare la temperatura al centro. Allora, una stella onesta come il Sole ha innescato le reazioni nucleari, trasforma l'idrogeno in elio e da un certo punto in avanti, quando l'idrogeno comincia a scarseggiare, comprime la parte centrale, innalza di più la temperatura e da un certo punto in avanti non brucerà più l'idrogeno, ma brucerà l'elio, perché avendo finito l'idrogeno cerca di bruciare il residuo del bruciamento precedente. Ci siamo, nessuno ha capito niente, lo ripeto, il Sole prima va tranquillo e per 4 miliardi e mezzo di anni non gliene è fregato niente, starà tranquillo 10 miliardi di anni bruciando l'idrogeno al centro e trasforma l'idrogeno in elio. A un certo punto, siccome il nucleo è tutto elio, cosa succede? Che il Sole gli si presenta un problema energetico. Come reagisce? La parte centrale si comprime per innalzare la temperatura e innescare l'elio. La parte esterna si dilata e il Sole diventa una gigante rossa perché dilatandosi si raffredda. A quel punto ci verrà addosso, la Terra finirà dentro al Sole perché il Sole diventa talmente espanso e questo gas si espande, si raffredda, da giallastro, verdastro, diventa rossiccio. Perché il colore è diventato, corrisponde a temperatura più fredda. A quel punto lì, gli occhi dei nostri figliuoli, dei figli dei figli, diventeranno dei fornetti a microonde. L'occhio diventerà sensibile non più al giallo-verde, ma all'infrarosso. Ok? Appena la stella riesce a innescare l'elio, il bruciamento, tutti dicono, Ale, viva l'Italia, brucia un'altra cosa. Tra il core si dilata, perché a questo punto l'elio va avanti, l'inviluppo si ricompatta, e la stella ridiventa complessa. Cosa succede però? Che quando anche l'elio è finito e si è trasformato in carbonio, per riuscire a innescare il carbonio non basta più portarla a 100 milioni di gradi, come sarà con l'elio, bisognerebbe portarla a 1 miliardo di gradi, ma il Sole non riuscirà mai più a comprimersi di più e quindi se ne muore tranquillo facendo la famosa nana bianca, cioè diventa un oggetto che si raffredda, arrivederci, grazie. Cioè, in quelle poche parole, il Sole è una 500, piccolina, che però, attenti, è una grandissima fortuna,
per noi, perché questo ciclo di reazioni procede molto lentamente, quindi la vita media del Sole è 10 miliardi di anni e quindi questo ha fatto sì che per 4 miliardi e mezzo di anni se ne è stato tranquillo e questo ha consentito nella Terra, che sta nella fascia ragionevole, di costruire la vita. Quindi se noi cerchiamo la vita intorno a altre stelle, mai cercare le stelle grandi. Perché? Perché le stelle grandi sono come le Ferrari. Questo ciclo evolutivo ce l'hanno molto più violento, perché essendo molto più grande si comprimono molto di più, bruciano molto più roba, ma molto più velocemente. E quindi a parità di carburante, invece di vivere 10 miliardi di anni, una stella 10 volte più grande del Sole vive 100 volte di meno, perché emette 1000 volte più luce e quindi brucia la benzina 100 volte più rapidamente. Non si è capito niente, lo ripeto. La Ferrari, a parità di serbatoio, consuma molto di più. Fai una gran bella figura, ma è una vitaccia cavallina, perché in 100 milioni di anni, in pratica, evolve. Se tu, pianeta, sei intorno a una stella così, in 100 milioni di anni succede un macello, non fai in tempo a costruire la vita. Quindi la vita la devo cercare intorno alle stelle piccole, tanto per cominciare. Piccole e vecchie, perché sono state lì da tanto tempo, tranquille e beate, non gli ho rotto i coglioni a nessuno, in francese questo, scusate. Ah, beh. Ci siamo? Qual è il punto? Le stelle grandi cosa fanno? Siccome hanno questo ciclo così rapido, la loro evoluzione è molto più avanzata e quindi non formano solo gli elementi chimici tipo il carbonio, ma fanno le reazioni nucleari tutte e in particolare producono moltissimo carbonio, azoto, ossigeno, silicio, calcio, ferro, che guarda caso è esattamente quello che siamo fatti noi. Per cui noi siamo la prova che il Big Bang c'è stato e che le stelle hanno prodotto le stelle strada facendo. Tant'è che il buon Alan Sorrenti, cioè anche la canzoncina, ha imbroccato la canzone, siamo figli delle stelle. Perché è vero che il ciclo evolutivo, partendo dal Big Bang, produce gli elementi chimici che noi siamo fatti. Tutto questo grande discorso per dove porta? Che le stelle più grandi, nella loro evoluzione, hanno questo problema, che fin tanto che tu ottieni energia fondendo elementi chimici, fondendoli, tu ottieni energia consumando un po' della materia e ottieni energia. Quando arrivi il ferro è antipaticissimo. Perché? Il ferro ha 26 protoni, 30 neutroni e 26 elettroni. Ma è un elemento che se provi a metterlo insieme con un altro, si arrabbia e dice no ragazzi, io non voglio fondermi con nessuno, io sono un signorino e se tu mi aggiungi della roba, questa roba che aggiungi tornerà indietro spezzandosi, cioè darà luogo alla fissione. Ripeto, quindi centrale nucleare per fusione, ottengo energia mettendo insieme degli elementi chimici, quindi fondendo protoni, eccetera, aumentandole. Arrivati al ferro, gli elementi più massicci hanno un gioco diverso, tendono a dare energia spezzandosi. L'uranio, che è l'ultimo della catena, dà energia facendo la fissione, spaccandosi. Processo nucleare opposto. Okay? Quindi, cosa succede? Che quando la stella gigante, grande, massiccia, arriva a provare a fare la fusione successiva, non solo non ottiene energia, ma la deve fornire. Al contrario, la stella a quel punto esplode e fa la supernova. E questa esplosione dà luogo a questo, che la parte centrale si ultracomprime e tende a fare la stella di neutroni, il buco nero, quello che sarà. Da qui la grande compressione dei cadaveri di stelle. La parte esterna viene proiettata in cielo e dà luogo a questi fenomeni mostruosi. I cinesi nel 1051 hanno visto una stella che per una settimana era la più brillante del Sole. L'esplosione di un oggetto con materia buttata fuori, materia che è molto pericolosa dal punto di vista dei cadimenti, perché al contrario quindi tende a spezzarsi, e per esempio una delle ipotesi sui famosi dinosauri, a parte il meteorite eccetera, è anche che ci sia stata un'esplosione di supernova che emettendo del californio che decade rapidamente ha bombardato praticamente gli animali che si sono andati a nascondere dentro l'oceano eccetera, una delle tante idee stravaganti, però per dire, allora in questo processo quindi quando la stella esplode, attenzione, diventa luminosissima. Per darvi un'idea, mentre il Sole emette, ormai che ci siamo resistiti con corona, la stella Sole
che pesa 10 alla 33 grammi, 10 alla 33 grammi, emette ogni secondo 4 per 10 alla 33 erg. Uno dice, non me ne frega niente. Attenti, vuol dire che in media ogni grammo di sole emette un erg circa. Quindi 10 alla 33 grammi emette 4 per 10 alla 33 erg. Per darvi un'idea, così è divertente, a Bologna si spiega bene perché l'università è in via Zamboni 33, per cui gli studenti che si ricordano il 33 di via Zamboni si ricordano la massa del sole e l'energia emessa del sole. Ma a parte questa amenità, che è semplicemente divertente, quindi cos'è? Mentre quindi il sole emette 10 alla 33 erg al secondo, una supernova emette qualcosa dell'ordine di 10 alla 51 erg al secondo. Quindi una 18 ordini di grandezza, una quantità di energia mostruosa, e diventa per qualche istante luminosa praticamente come l'intera galassia. Allora uno dice, a me non me ne frega niente. Bene, qual è il problema? Siccome questo oggetto è così luminoso, tu lo vedi anche a distanze mostruose. Ci siamo? Quindi, osservando le supernove in galassie lontanissime, è come se tu avessi una candela standard. Dice, non capisco niente, mi spiego. Se io voglio trovare una distanza, se io prendo una lampadina dell'albero di Natale davanti all'occhio, mi fa più luce di una lampadona che stia a Matelica, dove la volete mettere, dove, a Ancona, no? Se però so quant'è la brillanza assoluta, posso costruire le distanze. Non si capisce niente, lo ripeto, perché chiaramente una volta che le mettesse alla stessa distanza, la lampadina dell'albero di Natale conta poco e niente, e quell'altro una lampadona. Quindi la conoscenza di quant'è l'energia emessa da una di queste supernove mi permette di capire quanto è lontano, perché siccome tutte le supernove hanno questa energia equivalente, ecco che in buona sostanza trovarle via via più lontano mi permette di capire qual è la distanza. Ultimo passaggio logico. Se io conosco esattamente la distanza degli oggetti, posso capire come sta evolvendo questo universo, perché quelli lontanissimi sono giovani e quindi mi testimoniano una fase iniziale dell'universo. E quindi posso capire se l'universo è evoluto nel tempo, come mi aspetto dai modelli, o no. Dice, non ho capito niente. Per ripassare, vediamo due o tre lucidi. Dopo smettiamo davvero, ma fin qui ci siamo? Sì? Le stelle come le macchine, sì. Dopo vi faccio vedere il disegnino della supernova, ma adesso... Questa è la supernova nel Cigno, vista nel 1051, in cui dentro c'è una stella di neutroni e la materia si sta espandendo a 10.000 km al secondo. Se io la riporto indietro, era una stella unica, compatta, esattamente 1.000 anni fa. Quindi è un'osservazione vera. Questa è un'altra prova di come vanno le cose. A questo punto... Cosa succede? Abbiamo detto che posso utilizzare le supernove come indicatore di distanza, perché se io raddoppio la distanza, la luce va giù del quadrato. Bene, trovate questa distanza, io uso le supernove come candela standard, come questa lampadina campione. Ci siamo vagamente? Sto andando molto in fretta, però penso che abbiate capito. Cosa succede? Questo disegno è difficile. Questa esplosione dà un oggetto brillantissimo che man mano che passa il tempo si affievolisce, perché evolve e la sua luce cala. Bene, siccome tutte queste supernove hanno un andamento analogo, io le posso considerare come tutte equivalenti a una sola e utilizzare questo campione come indicatore di distanza. A questo punto, e finiamo, utilizzando questa tecnica, che non ho tempo di spiegare, vado a mettere i puntini sui modelli di universo e, ultimo lucido, poi veramente giuro, smetto, un certo modello di universo prevede che i puntini si mettano lungo una certa riga, è come l'esempio del bosone di Higgs. Un altro modello prevede che vadano su quella tratteggiata. Se io riscontro che il grosso dei dati si mette su un certo tipo, deduco che il modello universo probabilmente giusto è quello. E questo fa pensare che, siccome si mettono su quella riga più scura,
quello porterebbe a avere un universo che si espanderà per sempre. Però, come voi vedete, oggi come oggi è molto incerto il risultato, perché i tre modelli si differenziano abbastanza poco. Quindi è vero che il grosso dei punti si accentuano sulla riga sopra, però non è una cosa così certa, da qui l'incertezza e da qui l'utilità dello studio delle supernove. In futuro, mentre si conoscono così poche supernove, ci sono tecnologie che porteranno ad avere migliaia di oggetti di questo genere e quindi la statistica migliorerà molto e magari si capisce qualcosa. Mi rendo conto, ragazzi, che io vi ho fatto un massacro di cose complicate, difficili, e vi siete anche rotti le scatole. Però, ripeto, anche qui il gioco è sempre lo stesso. Io ho dei risultati osservativi, cerco di interpretarli in qualche modo e poi costruisco degli esperimenti che vadano a fare delle verifiche. Qui è uguale, stanno volando sopra le nostre teste dei satelliti che stanno cercando le supernove e cercano di aumentare il numero di oggetti in quel grafico. E allo stesso tempo ci sono dei teorici che calcolano nuovi modelli per vedere dove si differenziano. Dopodiché vedo dove cadono i punti, vedo come sono i modelli e cerco di capire come vanno le cose. Ragazzi cari, mi rendo conto che se avessi fatto delle belle immagini, eccetera, sarebbe stato più divertente, però questo è un po' il quadro. Quindi, ripeto, la possibilità di avanzare nella ricerca sta nel seguire il metodo e avere i soldi, questo è l'altro punto, per fare questi strumenti, perché tutte queste tecnologie costano un sacco di soldi. E questo spiega anche perché, per esempio, non è che noi italiani siamo più stupidi degli altri, però è chiaro che i soldi sono nei grandi centri americani e sono oggi nelle grandi collaborazioni internazionali. Ecco, una cosa che mi dimenticavo di dire, ma che vale. Per tutti quanti voi, qualunque facoltà facciate, lo studio delle lingue è fondamentale. A parte l'inglese, voglio dire, ma a parte l'inglese dalle canzonette, eccetera, ma questo è fondamentale perché è inutile girargli intorno senza questo. Attenzione, inglese in particolare parlato e scritto, cioè non solo raccontare le canzoncine. Dai, penso che siate sufficientemente distrutti per poter, se qualcuno ha qualche domanda io non ho difficoltà, però... Nessuna domanda, viva l'Italia, ciao, ci vediamo prossimamente. Chi verrà a Bologna fa l'università, se fa fisica o astronomia, siamo lì, ci siamo. Ciao.